Trema ancora la terra nel centro Italia, un'altra notte di paura dopo le tre forti scosse in poche ore. C'è un morto, ci sono alcuni feriti, migliaia gli sfollati, paura, ansia tra la popolazione marchigiana e umbra. Le repliche del terremoto avvenuto alle 19:10 di ieri nella zona fra Perugia e Norcia sono state almeno 200, sono state più di 30 quelle di magnitudo pari o superiore a 3. L'epicentro nella Valnerina, nelle Marche, le più forti alle 19:10 di magnitudo 5.4 e di 5.9 alle 21:18, più intensa e duratura. Un'altra scossa è stata registrata alle 23:42 ed è stata di magnitudo 4.6 secondo i rilevi dell'Istituto Nazionale di Geofisica. L'epicentro è stato localizzato nella stessa zona delle scosse del pomeriggio e della sera. In quella zona ci sono numerosi gelesi, chi per lavoro, chi per studio. Tra loro c'è Antonio Burgio, un ragazzo di 23 anni che frequenta il corso di laurea di biotecnologie nell'Università degli Studi di Perugia. Stiamo abbastanza bene perché a parte la paura che c'è stato ieri sera, la scossa si è sentita abbastanza forte, pur essendo diciamo a 60 chilometri dall'epicentro. E la prima scossa si è avvertita verso le 7:30. E ero sul divano di casa e abbiamo notato che il divano stava incominciando a tremare. Sono stati tre secondi di reale paura e non ci ha dato neanche il tempo di uscire di casa. Essendo compaesani ci siamo consolati a vicenda e sono stati attimi di paura vissuti insieme. Una notte all'addiaccio, quella appena trascorsa, Antonio e i suoi amici hanno dormito in macchina. Abbiamo dormito in macchina perché alle 11 c'è stata una terza scossa. E per paura che la casa si fosse lesionata, abbiamo dormito in macchina tutta la notte. Siamo rientrati verso le 7 del mattino in casa. Nella zona del terremoto, da ieri, imperversa il maltempo. È iniziato un temporale verso le 6 del pomeriggio. E ha piovuto tutta la notte, infatti non siamo riusciti a dormire proprio per la forte pioggia che batteva sulla macchina. Scuole chiuse questa mattina in attesa che la Protezione Civile intervenga per metterle in sicurezza. Ci è arrivato un comunicato dal magnifico rettore di Perugia che ha sentenziato la chiusura dell'università e delle scuole, di tutti ordini, qualsiasi ordine e grado. E adesso stiamo cercando di chiamare i vigili del fuoco per controllare le nostre case che siano sicure e abitabili e cioè, speriamo di non avere più altre scosse del genere perché sono state veramente paurose.